Salve a tutti, io sono Giovanni e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come carburare la Yamaha XT600. Vorrei premettere che questa non è una guida approfondita, sono più che altro una serie di consigli e di messe a punto generali che io consiglio di effettuare sulla vostra moto. Ovviamente nel caso non riusciste ad operare su questo motore o su questa moto, il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un professionista. Benissimo, spostiamoci sulla moto perché dobbiamo prima capire come funziona il motore. Ha bisogno principalmente di aria che viene data dall'airbox e di benzina, ma la cosa principale è che il rapporto tra aria e benzina in un motore a combustione interna deve essere circa 14 a 1, quindi 14 parti di aria per ogni parte di benzina. Quindi le variabili che influenzano la carburazione sono molteplici e noi dobbiamo essere sicuri di riuscire a levare fuori dall'equazione più variabili possibili. Quindi filtro dell'aria sempre in buone condizioni. Se abbiamo un filtro in carta e abbiamo tanti chilometri, lo sostituiamo, perché un filtro dell'aria troppo sporco, troppo tappato, può influire ovviamente sulla carburazione ingrassandola, perché andremo ad operare in carenza di aria, quindi la carburazione risulterà più grassa. Dobbiamo anche accertarci che l'airbox, nel mio caso una XT600 è di questa forma, ma in altre XT potrebbe cambiare, sia ben sigillato, non abbia perdite, non abbia trafilaggi di aria. Inoltre, sul lato aspirazione, controllare che i collettori di aspirazione in gomma, questi, non siano screpolati, perché se lo fossero potrebbero far trafilare aria all'interno del cilindro, smagrendo la carburazione. Dobbiamo tenere presente che anche il filtro dell'aria stesso influisce sulla carburazione, perché se dovessimo montare un filtro del tipo KNN, filtri in cotone più traspiranti, del tipo che io monto attualmente sulla mia moto, la carburazione dovrà essere regolata. Il filtro originale di queste motociclette è di solito in carta, come questo. Questo è un filtro originale della Yamaha. Nel caso dovesse essere troppo usurato, troppo sporco, bisognerà sostituirlo. Ora spostiamoci nel lato scarico, perché anche il lato scarico ha la sua importanza sulla carburazione. Nel mio caso potete già notare che ho montato dei collettori in acciaio inox che hanno un diametro leggermente maggiore di quelli originali. Più il collettore avrà un diametro maggiore e più i gas di scarico lasceranno il cilindro velocemente. Tutto questo cosa significa? Che la moto avrà più spinta agli alti regimi di rotazione, però sacrificheremo i bassi regimi. Questo perché questo scarico molto più largo di diametro avrà meno contropressione dello scarico originale e il cilindro verrà svuotato maggiormente e quindi si smagrirà. Adesso, fatta questa premessa generale, ovvero che ci sono tante variabili che influenzano la carburazione, passiamo al punto vero e proprio: come faccio a carburare la moto? Adesso, questa guida prende come soggetto la XT600. Però il concetto è lo stesso per la maggior parte dei grandi monocilindrici e delle moto quattro tempi in generale. La cosa principale da tenere a mente è che la carburazione è sempre averla un pelino grassa che un pelino magra. Ovvero, cosa intendo? Avendo una carburazione grassa, la moto consumerà di più e inquinerà di più, però non avremo danni al cilindro o alle valvole per surriscaldamento. Non c'è una formula esatta per ogni moto. Ogni configurazione può essere diversa, io posso avere uno scarico differente, dei collettori differenti, filtri dell'aria più tappati, più surati, eccetera. Quindi tutte le regolazioni dovranno essere personalizzate per ogni moto, però vi farò vedere come fare. Teniamo a mente il nostro carburatore e là bello chiuso impacchettato tra il cilindro e il filtro dell'aria. L'unica cosa che possiamo fare dall'esterno è agire sulla vite pilota, che se vedete quel cilindretto là in basso, vi faccio vedere per comodità. Questo è il nostro carburatore visto dalla destra. Se ci spostiamo sulla sinistra della moto, vediamo che qua c'è una vite di regolazione. Adesso questa viene chiamata vite pilota, non fa altro che regolare il condotto del minimo. Quindi più la svitiamo e più benzina passerà, più la avvitiamo e più chiuderemo la benzina, ma sempre e solo del condotto del minimo. A cosa serve questa vite pilota? La prima cosa da tenere presente è che la regolazione di solito va fatta a caldo e che ogni modello di moto ha una propria regolazione di base. XT600E, che va dall'anno 1990 a 2,5 giri, da tutto avvitata. Quindi la avvitiamo a battuta, senza esagerare ovviamente quando avvitiamo, e la svitiamo di 2,5 giri.
mentre nei modelli Tenere 2KF e 43F, un giro e mezzo da tutto chiuso. Sto parlando dei modelli con accensione a pedale. Questa vite di regolazione del minimo ci consente di variare leggermente la carburazione, ad esempio quando passiamo dall'inverno all'estate o viceversa, o quando saliamo molto di altitudine e dovremo regolare di fino la carburazione. Però per altri cambiamenti più esponenziali, come sostituzione di scarichi o di filtri più aperti, dovremo operare direttamente sul carburatore. Il mio consiglio è sempre quello di apportare delle modifiche e provare la moto, perché solo in quel caso potremmo davvero riuscire a capire cos'è che non va con la nostra motocicletta. Il primo test che vi consiglio di effettuare è quello della lettura della candela. Quindi noi procederemo a svitare la candela e a constatarne il colore dell'elettrodo. In linea di massima, se il colore dell'elettrodo della candela sarà bianca, la carburazione sarà magra. Se il colore sarà nero, la carburazione sarà grassa. E se il colore sfumerà sul nocciola marroncino, la carburazione sarà corretta. La lettura non è attendibile al 100% perché ci sono molte variabili in gioco, come ad esempio il regime di rotazione del motore. Mettiamo caso di avere una carburazione magra di massimo, ma grassa di minimo. Se lasceremo la moto al minimo prima di spegnerla ed effettuare la lettura della candela, la carburazione ci sembrerà grassa o corretta perché la candela uscirà di un colore scuro, mentre in realtà la carburazione sarà da correggere. Questo perché la candela è un indicatore della carburazione solo in un determinato regime di rotazione, o meglio in una determinata apertura della manopola del gas. Ulteriormente, gradi termici delle candele errati possono provocare letture falsificate, quando, ad esempio, abbiamo una candela con un grado termico troppo freddo. La candela potrebbe risultare quindi nera anche se la carburazione fosse magra. Alla fine dei conti, il mio consiglio è quello di affidarsi alle sensazioni di guida ed utilizzare la lettura dell'elettrodo della candela solo quando si sa cosa si sta facendo e comunque per aiutarsi ad inquadrare la carburazione in maniera generale. Come da manuale, usare delle candele NGK del tipo DPR8 e A9 o la controparte all'iridio DPR8 e IX9. Possiamo quindi procedere con i vari settaggi. Parte 1. Impostare la carburazione come da manuale. Con questo cosa intendo? Che se avete una moto completamente originale, con scarico e filtro dell'aria di serie, è opportuno impostare la carburazione come mamma Yamaha l'ha ideata. Infatti i getti da utilizzare saranno quelli originali, di cui vi lascio le grandezze in descrizione per i vari modelli di XT e Tenere. Vite pilota o vite dell'aria. A un giro e mezzo o due giri e mezzo, dipende dal vostro modello, appunto vi lascerò in descrizione tutte le indicazioni. Passiamo quindi al secondo punto, se la vostra moto non è originale, se la vostra moto ha subito delle modifiche, vi dà dei problemi, come ad esempio una sensazione di magrezza, oppure avete cambiato il filtro dell'aria mettendone uno più permeabile o collettore di scarico, allora andrà rifatta la carburazione, perché in questo caso la carburazione sarà smagrita e noi vorremmo correggerla. Con una carburazione magra avremo un motore che prende più velocemente i giri e che fatica anche a perderli, con un aumento sostanziale della temperatura del motore, e fidatevi che si sente quando il motore aumenta di temperatura. Con una carburazione magra inoltre la candela risulterà bianca o molto chiara, quasi come se fosse corrosa a tratti. Quindi avremo un circuito che si occupa del minimo, del medio e del massimo. Se si fosse magri ai medi, ad esempio, si possono avere dei vuoti in fase di accelerazione brusca, accompagnati da scoppietti. Se fosse magra ai massimi, invece, si avrebbe una perdita di potenza ad apertura massima del gas. E se infine fossimo magri al minimo, la moto in rilascio farebbe dei scoppi della marmitta tipo botti di Capodanno. Per risolvere una carburazione magra, provare prima ad agire sulla vite pilota, svitandola di un quarto di giro alla volta in modo da aumentare l'apporto di carburante al motore. Se la moto continuasse a scoppiettare in rilascio, bisogna per forza sostituire il getto del minimo con uno di due punti più grande e riprovare. E ripetere questo passaggio finché non si trova la carburazione corretta, che è più una sensazione di guida che noi ricerchiamo, più che una prova scientifica. Se la moto invece fosse magra ai medi, agire sullo spillo conico della ghigliottina, abbassando il siger dello spillo, appunto, di una tacca. Questo anticiperà l'entrata in funzione del getto del massimo ingrassando i medi, mentre se la moto risultasse magra agli alti, aumentare il getto del massimo di due punti.
Il mio consiglio, basato sulla mia esperienza personale, dopo aver montato dei collettori in acciaio inox con diametro maggiorato e un filtro dell'aria aperto KN, svitare di mezzo giro la vite pilota e abbassare il sigillo di una tacca e fare la prima prova, prima di cominciare a comprare oggetti, perché non se ne trovano, oppure se si trovano costa più la spedizione del getto e non vale tanto la pena, secondo me. Se la situazione non dovesse migliorare, aumentare i getti del carburatore fino ad avere la risposta desiderata dal motore o il colore desiderato dalla candela. Passiamo invece all'ultimo segmento, ovvero che sia una carburazione grassa e si vuole smagrire. Come facciamo ad accorgerci che la carburazione è grassa? Con una carburazione grassa noteremo che la moto a freddo vuole accendersi senza usare lo starter, senza tirare l'aria. Inoltre sono frequenti imbrattamenti con possibili cortocircuiti delle candele, ovvero vi si brucia la candela. Ed è una cosa che di solito è graduale, ovvero la moto inizierà a mancare dei colpi, camminerà mancando dei colpi finché non vi si spegnerà, si riaccenderà, fino a quando la candela non partirà per il paradiso. Dopo una lettura la candela risulterà nera e leggermente umida se non bagnata, e la moto avrà maggiori consumi di carburante e scaricherà anche molti più inquinanti nei gas di scarico. Infatti potreste notare del fumo nero uscire dalla marmitta. La moto inoltre borbotterà nelle rapide aperture di gas. Se noi spalanchiamo il gas, la moto borbotterà, non salirà di giri, murerà, ma in modo diverso da carburazione magra. Sentiremo che sarà più un borbottio, perché la moto non riesce a bruciare la miscela aria-benzina. Dobbiamo fare anche attenzione, perché a volte alcuni problemi elettrici possono far sembrare che la carburazione sia grassa, quindi dovremmo andare un po' a tentativi. Provare a cambiare candela. Ovviamente la candela nuova, se la carburazione fosse grassa, si accenderà finché non inizierà ad imbrattarsi. In quel caso cambiare la candela, fare il test della scintilla, e se la candela fa scintilla allora iniziamo a focalizzarci sopra alla carburazione. Alla fine dei conti l'unica cosa che si può fare è diminuire i getti o avvitare la vite pilota, però non consiglio, io consiglio sempre di lasciarla in impostazione di fabbrica e giocarci di un mezzo, un quarto di giro sia a scendere che a salire. Oltre bisogna intervenire sui getti.
quindi lasciare lo spillo della ghigliottina invariato dalla posizione di fabbrica. Queste regolazioni sono da effettuare dopo una revisione completa del carburatore, quindi noi per assurdo abbiamo un carburatore che ha i condotti perfettamente puliti, tutti i filtri perfettamente puliti e nessuna parte sporca o intasata. In conclusione ragazzi, lasciatemi dei feedback nei commenti, spero di non avervi annoiato troppo. Mi raccomando, al prossimo video.